Buongiorno, professore. Ciao, Medeo. Costa. Che va in clinica? A lavorare. Quante operazioni oggi? 3 allo stomaco e 2 al fegato. Buon appetito. Caro professore, lei lavora troppo, però. Un po' più di sollezzo se lo deve prendere. Bisogna andare al mare. Faccio io, professore. Prego, s'accomodi. Bisogna abbronzersi. Poi ho visto che lei ultimamente è un po' di sollezzo, veramente tutta casa e bottega, eh? Amedeo, che stai farneticando? Hai bevuto? Siamo tra uomini, professore, a me lo può dire. Perché io modestamente faccio il portiere. Il portiere? E mi sono reso conto che qua la zona è piena. Piena, caro professore. Qua la zona è piena di mignottole. Veramente. Io ieri sera 8 ne ho condette. Questa è una zona che, stranamente, forse è l'unica di Lucca che è piena di mignottole. Sai che al portone accanto a noi ce ne 12. 12, veramente? Sembra una cosa strana, ma è proprio così. Poi, a lei non professore, è tutta una... vuole che la grattia? Speriamo che non sia un'epidemia. Speriamo, ma comunque sembra mignottole solo, professore. Ma dove si annidano? Ha salito a casa sua, professore. A casa mia? Ma perché non lo sa che la linguilina è la capomignottola? Stai fermo! Ma come, prima si fa grattare e poi si inghezza? Ma come ti permetti? Vabbè. Chi te l'ha detto? The people. Eh? Voce di popolo. Tu in questa palazzina sei un lusso. Quindi niente pettegolezze, intesi? Va bene, non si inghezzi, professore. Sarò muto come una tombola. Se mai una tomba. Vabbè, tombola in inglese. Comunque sopra questa tombola mettiamoci sopra una pietrola. Va bene, arrivederle tante cose. Non urlare, altrimenti ti faccio licenziare. La portiera. Non faccio licenziare la portiera, faccio licenziare te. La portiera. Faccio licenziare te. La meno nella portiera, la meno.